ieri alle 7 e siamo arrivati alle 5, veniamo da Lecce. Stanotte ripartiamo, quindi due notti in treno, domani si lavora. Noi ci proviamo. Io vengo dall'Abruzzo, però lavoro da 12 anni a Roma. Siamo stanchi dei tempi determinati, della precarietà in sanità, qui a tempo indeterminato, cerchiamo di sistemarci. Il fatto di fare un concorso con 5.000 persone ti fa capire quanta difficoltà ci sia nel trovare un posto di lavoro. E dovessimo partire per lo stato d'animo staremmo a casa tutti quanti, quindi non avrebbe neanche senso poterlo fare, però è meglio sicuramente provare un concorso e pensare a un po' di speranza piuttosto che non farlo. È come c'erano una volta quelli che andavano in giro con le valigie di cartone. È così, noi infermieri comunque siamo precari del 2010. È così, non si va avanti, solo per i concorsi. Il lavoro è bellissimo, solo che devi cercare comunque di migliorarti sempre di più. E lo puoi fare solamente attraverso un concorso, avere una stabilità, crearti comunque una realtà tua. Perché il precariato non porta da nessuna parte, purtroppo. È da un anno e mezzo che provo concorsi. Ho perso il conto, perché nell'ultimo anno e mezzo si è scatenato l'inferno. Praticamente ci sono stati concorsi dappertutto e di ogni tipo, per avvisi pubblici, concorsi, dal centro Italia al nord, tantissimi. All'interno delle strutture pubbliche c'è necessità di personale infermieristico, quindi le ASL ne hanno bisogno e questa è una cosa chiara e concreta. Non capiamo il motivo per cui non sbloccano le graduatorie, non capiamo il motivo per cui non chiamino quelli che devono chiamare in modo da dare poi mano a mano il cambio, perché alla fine giriamo sempre gli stessi in questi concorsi. È gente che aspetta anche chiamate per una graduatoria da un paio di anni. Cioè, ci sono un sacco di concorsi, un sacco di assunzioni, però tutte a tempo determinato, se ne approfittano le agenzie, è un periodo di crisi totale, quindi non può andare meglio per la sanità. È una situazione pessima. Io faccio questa professione, sono più di 20 anni nel privato, però preferisco andare nel pubblico, anche perché sei più tutelati nel pubblico. Quando tu vai nel privato è più facile essere, diciamo così, eliminati, licenziati rispetto a un pubblico, sei meno tutelato. Avendo tolto anche l'articolo 18, okay, hanno fatto un guaio enorme. Al sud, insomma, abbiamo poche possibilità lavorative e veniamo molto sfruttati. Quindi cerchiamo di aprirci nuove strade con i concorsi, però è un terno all'otto. All'estero ci sono molte più possibilità e c'è una situazione diversa. È vero che comunque lì costa di più, c'è uno stile di vita diverso, però si parlava pure di 3.000-4.000 euro al mese. Qua più o meno si va sulle 1.500, diciamo 1.600, proprio per esagerare, però diciamo che le cifre sono queste. Sono qui perché lavoro all'estero, a Londra. Sto ritornando perché mi voglio avvicinare a casa. Ma il lavoro c'è se tu sei disposta a girare l'Italia e fare 6 mesi in un posto, 4 mesi in un altro, 6 mesi in un altro. Non è proprio il massimo delle aspettative, no? Uno fa tanti sacrifici, studi tanto, fai gli aggiornamenti, fai tutto e poi alla fine non sei né carne né pesce.